Benvenuto a Marius Mitrea. Grazie Stefano, ben ritrovato e ben ritrovato anche ai tuoi audio ascoltatori. Grazie. Senti una cosa, Marius, abbiamo l'altra volta approfondito molto sulla dinamica del TMO, no? Come elemento in campo. Come cambiano gli assetti di gioco con il TMO adesso, secondo te? Sicuramente cambiano in meglio. Spero che tutti guardino a questo potenziale del TMO con entusiasmo e con voglia di lavorare e di migliorarsi. Ormai non si può più tornare indietro, quindi spero che non arriviamo a un punto dove si dica si stava meglio quando si stava peggio. Quindi questo strumento non cambia solo per noi arbitri, ma sicuramente cambia per gli allenatori e anche per i giocatori stessi. Quindi avendo più telecamere a disposizione, più replay a disposizione, adesso siamo riusciti col supporto tecnico della TV a far sentire anche la voce del TMO oltre alla voce dell'arbitro, quindi abbiamo ovviamente più trasparenza e anche i giocatori e allenatori stessi capiscono come gli arbitri valutano certe situazioni. Questo cosa comporta? Quindi adesso abbiamo visto che magari c'è un incremento di situazioni o di falli sanzionati di antigioco. Ovviamente, piccola parentesi per ritornare alla prima puntata, il TMO ha un schermo in diretta e un schermo in ritardo di 5 secondi, quindi lui può solo giudicare su quello che vede su quel schermo. Ovviamente se l'immagine di un certo fallo non passa sul suo schermo, non può valutarlo. E questo ci serve anche per continuare a dire che non stiamo perseguendo la perfezione, ma solamente il miglioramento del gioco in campo, e che ci basta e ci avanza. Ovviamente il TMO è uno strumento, dire un paracadute per l'arbitro, e poi per garantire certe situazioni di gioco in situazioni di antigioco e di meta. Non è lì e deve essere usato sempre per essere sicuri che non sia successo nulla. Non è quello il suo scopo. Quindi quando magari qualcuno pensa ma perché l'arbitro non ha usato il TMO? Magari l'arbitro ha visto, ha valutato, ha deciso. Comunque si consiglia agli arbitri di arbitrare sul campo e di prendere decisioni sul campo. Poi se il TMO vede qualcosa di diverso, interviene. Quello è il suo scopo principale. Tornando alla tua domanda, al discorso di prima, i giocatori adesso stessi devono capire che certe situazioni di gioco devono farle con più consapevolezza. Nel senso, magari prima facevano delle entrate in rack, per fare un esempio pratico, un po' più spensierati, diciamo. Tanto c'è solo l'arbitro, non c'era il TMO, se non si vede, non si vedeva un granché, se l'arbitro non faceva attenzione o gli sfuggiva, anche se era un fallo di antigioco, andava bene lo stesso. Mentre io ho consigliato, poi quando abbiamo introdotto questo strumento a gennaio, ho mandato delle raccomandazioni alle società, oltre agli arbitri, di parlare con i loro giocatori, prepararli, fare attenzione soprattutto sull'antigioco, perché cambierà tantissimo questo, di fare attenzione sui gesti tecnici, anche su semplicemente come curano la situazione di placaggio stessa, non andare troppo alti come abbiamo visto in Irlanda, Italia, perché poi col TMO c'è il rischio che quella situazione venga rivista e venga presa una decisione, calcio di punizione, cartellino giallo, cartellino rosso, mentre prima sfuggivano queste situazioni. Quali sono, Marius, le situazioni più importanti che adesso il giocatore deve sorvegliare nel suo atteggiamento verso il campo rispetto a prima? La rack, hai detto? Il placcaggio? Il placcaggio che diventa inevitabilmente alto, no? Questa è la prima situazione. Sì. Placcaggio che alto, il placcaggio di sola spalla, magari a non chiudere. Vediamo spesso, quando, per farti un esempio pratico, quando sono le difese sulla linea di meta, tanti giocatori si buttano magari senza chiudere o cercano di tranciare il portatore di palla, quindi devono fare attenzione in quella situazione lì, perché dopo se il TMO vede che c'è un placcaggio pericoloso, interviene. Quindi ultimamente nel top 10 sono state sempre più chiamate o check del TMO, magari sfuggita al team arbitrale in campo, il TMO ha visto un replay o ha visto qualcosa sullo schermo e hanno valutato delle situazioni di antigioco con anche cartellini hanno preso, quindi c'è stato un aumento da questo punto di vista. Per questo questa è la cosa principale su cui i giocatori devono stare attenti. Poi in seconda parte, per dare giusto anche un esempio tecnico, anche su come formano le mol,
perché ci sono state anche delle situazioni dove il TMO ha tolto alcune mete perché dopo hanno scoperto che c'era un'ostruzione, quindi magari prima facevano di più riferimento sul gioco al limite, adesso devono stare più attenti anche da questo punto di vista, perché poi quei replay che ci sono dopo la meta, se c'è qualche ostruzione per esempio, il TMO interviene. È successo a me nella prima partita a Valor Rugby Piacenza, l'arbitro aveva dato la meta, visto il replay dove si vedeva una chiara ostruzione, il TMO è intervenuto e si è tolta la meta, quindi anche questo aspetto devono curarlo il più possibile. Quindi adesso io ho dato solo degli esempi dal punto di vista delle squadre, del gioco, poi ovviamente cambia anche il modo di arbitrare degli arbitri, come rivolgersi ai giocatori, come parlare col TMO. Cerchiamo di essere tutti più professionisti o almeno professionali possibili da quel punto di vista. Già che sei arrivato su questo argomento, ci sono due cose che volevo chiederti di approfondire. La prima è che adesso in top 10 lo sentiamo, proprio perché sentiamo anche la voce del TMO, adesso in top 10 il TMO in effetti valuta tutte le mete, cioè probabilmente già in spogliatoio gli arbitri si dicono tu TMO guardami tutte quante le mete, infatti si sente per me tutto a posto, puoi andare. E quindi c'è una maggiore consapevolezza anche che la meta è effettivamente realizzata secondo certi livelli, no? E questa è una cosa che però non deve pensare, non sminuisce, non si deve pensare che sminuisce l'arbitro in campo, giusto? No, assolutamente. Queste sono le indicazioni che arrivano, i protocolli che arrivano da World Rugby, e sicuramente li abbiamo applicati anche noi in top 10. E come hai detto tu giustamente, abbiamo la fortuna adesso di sentire come lavora il TMO sotto. Magari gli spettatori a casa o le squadre possono avere un dubbio, come mai il TMO non è intervenuto, come mai l'arbitro non ha chiamato il TMO. Mentre ho cercato di spiegare, e poi abbiamo avuto adesso le prove, e tutti sentono come interagisce l'arbitro col TMO. Magari l'arbitro può avere un dubbio, mi controlli se ha perso per caso il possesso, così giusto, unofficial, perché si fanno anche tante chiamate non ufficiali. Il TMO comunque vede il replay, per lui tutto a posto, tutto bene. O al contrario, se vede qualcosa interviene, check, TMO check, e vanno a rivedere in maniera ufficiale quella situazione. Esatto, volevo proprio che ci raccontassi questo particolare delle chiamate non ufficiali, no? Che ce ne sono parecchie, le sentiamo in campo, così come sentiamo l'arbitro dare molte più direttive di gioco, stai dietro la linea, attento alle mani, esci, molto di più di come non potevamo vedere, perché prima potevamo solamente intuirlo, nei campionati senza TMO. Sì, e questo può servire anche e soprattutto agli allenatori, quando rivedono le partite, se certi giocatori continuano a fare dei falli e possono lavorarci, poi anche in funzione dell'arbitro, dicono sì, l'arbitro ti ha chiamato una o due volte, e magari tu non l'hai ascoltato, quindi possono lavorare anche su responsabilizzare di più i giocatori, di farli consapevoli di quello che succede attorno a loro. Magari fino adesso, non avendo l'audio dell'arbitro, non potevano lavorare su questo aspetto, quindi non potevano capire dove effettivamente andare proprio a lavorare con i giocatori per ridurre il numero di calci e migliorare la loro disciplina, perché effettivamente da questa stagione abbiamo avuto un aumento di calci in top 10, perché c'è stato un aumento di calci in tutte le competizioni a partire da due stagioni a questa parte. Sono cambiate le regole, sono diventati più fiscali, quindi è normale che ci sia un aumento di calci. Poi sta a ogni società, a ogni giocatore o ogni allenatore lavorarci per diminuire questa cosa, perché il scopo dell'arbitro non è andare in campo e fischiare falli. Il scopo dell'arbitro, che cerco di trasmettere, è garantire un'equa contesa, ovviamente tra difesa e attacco, garantire il gioco, lasciar le squadre giocare, lasciar le squadre esprimersi, lasciare lo spazio alle squadre di giocare, e soprattutto questo dopo è responsabilità delle squadre, mettere in atto questo. Poi ovviamente gli arbitri devono migliorare a mettere in pratica questo pensiero, perché non è così facile, non siamo tutti Nigel Owens, insomma. Esatto, perché il TMO cambia la gestualità dei giocatori, quindi i giocatori stanno più attenti al gesto, l'ho detto anche prima. Contemporaneamente il TMO garantisce, attraverso tutte quelle comunicazioni non ufficiali, una copertura su certi momenti di gioco, magari molto particolari come la fase di meta,
Beh, e tutte queste segnalazioni poi fanno parte di un bagaglio che adesso il gruppo arbitri trasmette anche ai team di top 10, giusto? Sì, settimanalmente si fanno le review. Ogni situazione, soprattutto del TMO, adesso viene chiarita, viene tagliata e poi inviata sia agli arbitri che agli allenatori. Questo aiuta poi anche gli allenatori a capire cos'è successo, perché è successo, non necessariamente vuol dire che la decisione presa sul campo è stata giusta, può essere anche sbagliata. Comunque si manda e si spiega alle squadre perché questa decisione o cosa doveva essere al contrario. Quindi si cerca di migliorare tutto il sistema e di crescere tutti insieme, perché comunque oltre agli arbitri anche gli allenatori, i giocatori stessi sono curiosi poi di sapere, perché adesso hanno la possibilità di vederli su in TV, su vari TV online. Quindi la gente guarda le partite e poi qua questo è interessante, hanno dato un cartellino, hanno dato questa meta, magari possono aspettare metà settimana quando noi arbitri ci riuniamo e discutiamo queste situazioni e dopo decidiamo insieme l'esito e poi lo trasmettiamo anche alle società e poi possono guardare con curiosità e interesse per capire cosa sono successe, perché ogni settimana succedono delle cose molto molto interessanti, soprattutto adesso per gli arbitri italiani è sempre esperienza, c'è sempre una prima volta, quindi ci sono tante situazioni nuove, tante prime volte per i nostri arbitri e quindi stiamo facendo i primi passi, stiamo facendo esperienza per avere anche noi un bagaglio culturale, quel know-how che ci manca ancora rispetto per esempio agli arbitri anglosassoni. Che è un know-how, e lo dico io perché giustamente tu non lo puoi dire, poi non so neanche se lo pensi, ma che è un know-how che comunque devono costruirsi anche i coach, gli allenatori, perché la stragrande maggioranza dei nostri allenatori di top 10 non hanno né mai giocato né mai allenato con un TMO. E avere un TMO in campo invece significa anche allenare durante la settimana delle situazioni particolari, riprodurre degli skill con una certa attenzione che magari prima non era necessaria, non che non fosse corretta, non era necessaria. Quindi è un impegno quello del TMO molto importante anche per i coach. Sicuramente, come io dopo rivedo le partite e analizzo e lavoro con gli arbitri per migliorare certe situazioni, lo stesso sicuramente faranno gli allenatori con i loro giocatori e in base a ogni situazione possono cambiare metodo o dare alcune direttive ai loro giocatori. Portando avanti quella frase che hai detto poco fa tu, che bisogna crescere tutti insieme, non è solamente una frase retorica molto bella, molto positiva, no? Con cui concludere una chiacchierata, è la realtà. Il TMO dà la possibilità di crescere insieme anche i giocatori, per primi i giocatori, per questo campionato top 10, e migliora gli aspetti del gioco perché li rende più consapevoli, come hai detto all'inizio, altra parola molto importante, li rende consapevoli della struttura di gioco che stanno perseguendo. Sì, questo sicuramente. Adesso hanno a disposizione almeno 5 telecamere, a volte anche 7, e quando rivedono la partita hanno un materiale tecnico molto migliore rispetto a prima, che magari era con una telecamera, e possono perfezionare le giocate, il modo in cui si posizionano sul campo, il modo in cui fanno certi passaggi, certi calci, il timing. Quindi il TMO non porta solo il replay per vedere una meta, ma di conseguenza porta anche più telecamere, più angoli, più replay, e aiuta magari il lavoro dei jackler, per esempio le terze linee, per fare un esempio pratico come gli allenatori possono lavorare con i loro giocatori. Ogni raggruppamento magari c'è il replay di un calcio che ha preso, perché magari l'arbitro gli dice non hai fatto un chiaro rilascio o non supportavi il tuo peso, avevi una mano a terra, e quindi possono andare dopo in settimana a curare questi dettagli per migliorare poi la settimana successiva come va ad attaccare il pallone, come va a cercare di prendere un calcio a favore per tenuto, come rubare il pallone o come fare una contro-rack. Questo aiuta sicuramente poi il gioco e magari facilita anche il modo in cui noi dopo arbitriamo le partite.
Sei contento dell'evoluzione degli arbitri in queste prime settimane di TMO? Mi pare di sì, no? Dicevi che piano piano sta crescendo. Sì, ci stiamo crescendo. Abbiamo iniziato con abbastanza poco preavviso, però per adesso è andato tutto molto bene. Ci sono alcune delle situazioni magari non viste, sfuggite, però abbiamo visto a tutti i livelli, anche le Sei Nazioni, ci sono situazioni che sfuggono agli arbitri e ai TMO, quindi non ci aspettiamo di prendere tutto al 100% giusto, però la maggior parte per adesso l'abbiamo portata a casa. Cresceremo insieme, come hai detto tu prima. Grazie a Marius Mitrea, grazie veramente di questo appuntamento per la cultura del TMO, che è anche la crescita del rugby italiano, e quindi ci auguriamo che tutti riuscite a fare un ottimo lavoro, ma lo state già facendo, per far crescere il nostro sport in Italia. Grazie a Marius Mitrea. Grazie a te Stefano e grazie anche ai tuoi audio ascoltatori. Ciao, arrivederci, a presto. Arrivederci. Buon lavoro. Prossima. Ciao.